Radio Audizioni Saveriane. Qui vada dal vostro corrispondente Padre Fagiolini. Gennaio 1966. Trasmissione registrata sulla velocità 9,5. A tutti gli amici d'Italia il mio saluto più cordiale. Carissimi tutti, questa prima parte della bobina la dedico soprattutto agli apostolini di Alzano, i padri e tutti gli amici di Alzano. La seconda facciata la dedicherò ai miei familiari, mio papà, fratelli, sorelle e parenti. Però questa prima parte penso possa essere interessante anche per loro. La mia voce corre sull'arco del ponte che abbiamo gettato tempo fa e che certamente diventa sempre più solido. Vi dico innanzitutto che sono tanto contento. Mi trovo bene, sono nel mio ambiente. E adesso, sentendo le mie parole e quello che vi dirò, penso vi condividerete anche voi tutti. Sono le 9 del mattino. Nel cielo delle nuvole bianche, accumuli, e il sole le dice. Il sole picchia forte, non so come pensarvi nella neve, nel freddo, nelle nebbie della bassa di Treviglio Caravaggio. Ho visto nelle vostre lettere l'interesse per la nostra vita di qua, come ce la caviamo, cosa facciamo, come viviamo in genere. Ebbene, ho pensato di gettare un sasso nello stagno della nostra vita questa mattina. E man mano che le onde concentriche si allargheranno, io vi parlerò della casa, di tutto, del campù che si è qua accanto, della città di Padan, e via via i raggi della mia visuale si allargheranno fino a tutta la nostra missione dell'Indonesia, fino alle Mentawai, fino all'isola Rupa, che è 3 volte più lontana delle Mentawai. La nostra biara è la casa nella quale siamo ospitati, la casa religiosa. Viara in indonesiano significa convento, monastero, ed è appunto la casa che ospita i padri quando vengono dalle residenze missionarie per riposo e i novellini, come siamo noi tre, nello studio della lingua. Una casa molto bella, inaugurata proprio quest'anno da noi tre ultimi arrivati, una casa in muratura naturalmente. È eccezionale qui per Bada nella sua costruzione, nella sua architettura. Ha 2 piani. Il pian terreno è occupato dalla cappella, dal refettorio, dalla biblioteca, che si va pian piano rispetto ai volumi, ma è ancora un pochino povera naturalmente, abbiamo appena cominciato. Dall'appartamentino del superiore religioso, padre Piero Calvi, un magnifico superiore, con il quale facciamo delle gran cantate alla sera al suono delle 2 fisarmoniche che abbiamo con noi. E il primo piano invece ha 13 stanzette. Vi dico, sono quanto mai ospitali, stanzette lunghe, pulite, nelle quali noi ci avviciniamo tra lo studio, la preghiera, la corrispondenza e via dicendo. Potete pensare alla vita cenobitica che conduciamo noi 3 studentelli ritornati sui banchi di scuola. Fuori di ogni camera c'è una piccola veranda sulla quale noi andiamo per contemplare il panorama che ci sta di fronte, soprattutto il campù, il piccolo villaggio che corre proprio dalla strada che si divide
filo verso il mare. Vi parlerò tra un momentino di questo tampon così ricco di vita. La nostra casa ha la luce elettrica, almeno 2 giorni su 3, perché un giorno ogni 3 appunto viene tolta, perché non c'è per tutta la città e si fa una specie di turno all'acqua corrente che facciamo salire da un pozzo per mezzo di un motore che ogni tanto ha bisogno di essere alimentato dal petrolio, ogni tanto si ferma e può capitare appunto che nel mezzo di un bagno si chiude il sapone, dobbiamo cominciare a gridare l'un l'altro di andare a accendere il motore perché l'acqua è venuta meno. Piccoli episodi della vita missionaria che ci rendono anche allegri pur in questi contrattempi. Vi dicevo che allarghiamo il nostro sguardo man mano. Dalla biara contempliamo il Sampù. Ecco, mi affaccio sulla mia veranda. Sotto c'è il nostro campo, che diventerà giardino, nel quale sta zappando il nostro ortolano, chiamiamolo così, il nostro uomo di fatica, e tra poco vorrò registrare proprio il suono della sua zappa, interessantissimo. Poi c'è la chiesa divisoria e subito dopo la strada si estende il Sampù, questo villaggio formato da tante capanne, da tante casette di legno con il tetto di lamiera. Ognuna si affaccia sulla strada con un piccolo giardino, un piccolo orto oppure almeno un pezzetto di corte, di cortile, e queste case sono delimitate tra loro attraverso una siepe, ma sono siepe fatte in modo con tante entrate e uscite che tutte le case praticamente sono comunicanti tra di loro. Adesso vedo sulle siepi appunto la biancheria appesa al sole, ogni casetta ha dietro una specie, chiamiamolo così, bagno all'aperto naturalmente, circondati da siepi o da lamiere, e quasi tutte hanno il loro pozzo e con una pompa manovrata a mano hanno l'acqua. Sono molto puliti, sono indiani in genere, hanno la pulizia, fanno di frequente il bagno, lavano tutti i giorni la biancheria, una cosa che mi ha sorpreso. La casa anche viene passata di frequente, insomma amano la pulizia e ogni casetta ha appunto il suo bagno, la sua lavanderia all'aperto. I bambini stanno giocando lungo le strade, tra poco vi farò sentire la loro voce, i loro gridi e anche i loro pianti, quando proprio in questo momento ce n'è uno là in mezzo alla stradina, è una strada intera battuta, che si inina, che piange, che fa andare con le gambettine, e non so cosa abbia perché sono almeno 100 metri da me a lui, gli altri neppure si vadano e continuano i loro giochi. Ce n'è un altro, anch'esso proprio piccolissimo, che sta salendo le scalette che portano all'entrata della casa, sono tutte case di solo pian terreno, però sempre rialzate, e c'è una piccola scala davanti che porta alla casa. E adesso appunto un trappolino, forse di un anno e mezzo, detto io, sta salendo faticosamente i gradini, scarponi, a 4 zampe, i bambini quali lasciano nella prima libertà, non c'è pericolo di macchine, non c'è pericolo di investimenti, e appena possono, non dico reggersi sulle 2 gambe, ma sulle 4 gambe cominciano a ruzzolare in giro, che ne sono piene le strade. Continuando il nostro sguardo, incontro la moschea al centro del Sampù, è il tempio musulmano. Proprio in questi giorni di Wassa, cioè siamo nel periodo del digiuno, nel mese cosiddetto del Ramadan, che i musulmani appunto chiamano Wassa, la moschea è quanto mai frequentata, vi dirò dopo di questo. Continuando, il villaggio si estende sempre più, fino a quando il mio sguardo si ferma su una fabbrica di gomma. Nelle piantagioni di gomma i contadini pongono 6 recipienti sotto la scorta delle piante tagliate in modo originale. La gomma si deposita in questi recipienti, poi i contadini la portano e la vendono alle fabbriche, fabbriche che sono un pochino rudimentali, in quanto prendono questi grumi gommosi, questi grumi di colla, e facendole passare attraverso dei rulli la spianano formando come dei tappeti, ma è gomma ancora grezza.
penso in Indonesia sono pochissime le fabbriche che possono lavorare la gomma. Questa gomma greggia viene portata verso i porti e condotta in Australia, in Giappone, negli Stati Uniti, in Italia, insomma, in Europa, dove verrà lavorata. Comunque il rumore di questa fabbrica io con le orecchie non lo percepisco, ma il mio magnetofono sì, ho proprio un microfono molto potente, ho provato a registrare e mentre io con le orecchie difficilmente sento, il magnetofono lo registra e ve lo farò sentire tra un pochino. E ve lo faccio sentire subito. Ho registrato in questi giorni alcuni venditori che si avvicendano nel campo, vedete qui sì, ci sono anche i negozi, chiamiamoli così, ma la gente preferisce vendere e comprare da questi venditori ambulanti che si avvicendano attraverso le strade del villaggio e della città con un loro grido particolare. Ad un grido corrisponde una merce. Questo venditore si grida Gugge Tao. Non so proprio cosa venda, non sono ancora riuscito a informarmi per bene. Comunque passa addirittura con un cartone sulla testa, un cartone dipinto in rosso e verde, e grida la sua merce con passo svelto, marziale. È bello che finora, da quando io ho cominciato a registrare, non ho mai visto nessuno che l'ha fermato e abbia comprato qualcosa, per cui da qua non so proprio che cosa venga, tanto più che questi gridi sono un po' come i nostri frater che li capite soltanto di sapere il dialetto. Questo che segue grida Chetao, cioè vende dei dolci cinesi, e li porta sulle spalle a una canna di bambù con un cestino davanti e un cestino dietro, li avete visti tante volte nelle fotografie, al cinema, è quel caratteristico venditore con una specie di bilancia attraverso la spalla. Il seguente invece grida Oe, Oe è il nostro stracciventolo, cioè uno che coopera di tutto. E anche questo va con i suoi due cestini a tracolla. Se pure i bambini te lo prendono in giro.
Come avete sentito, viviamo in pieno la nostra vita pubblica, diciamo così, perché è proprio tutto una cosa che mi ha fatto impressione, secondo me, in media, è la vita pubblica, cioè tutti vivono in pubblico, c'è poco di privato. Noi finché saremo nella Miara saremo abbastanza protetti dalla nostra chiesa e da una certa austerità, ecco, imposta da noi. Ma dopo ho visto già le altre pastorane, le altre case parrocchiali nostre, ho gente che va, che viene, che prega, che discute, che si chiede, insomma una grande libertà, insomma l'ospitalità è sacra. Per ora noi partecipiamo alla vita pubblica sentendola dalla nostra veranda e osservandola. Una vita quanto mai interessante. Avete sentito i bambini che giocavano, il bambino che piangeva. I giochi dei bambini sono molto semplici e si divertono con niente. Un gioco molto in uso qua in Indonesia è quello degli aquiloni, con della carta che sembrerebbe non molto adatta, costruiscono dei piccoli aquiloni e li lanciano altissimi nel cielo come non ho mai visto in Italia. Noi i nostri aquiloni non li abbiamo mai mandati a quell'altezza. Pensate, preparano il loro filo in una maniera tutta particolare, questi bambinetti. Prendono delle lampadine bruciate, le mettono in quel recipiente dove la mamma pesta il sago, la farina del sago, e poi lo pestano, il vetro della lampadina, fino a farlo diventare una polvere di vetro. Poi lo mettono con l'acqua, prendono il filo di rete e lo mescolano con questa specie di colla che si è formata, in modo che il filo diventa molto resistente e soprattutto tagliente, perché fanno delle gare, si va molto più in alto con la filone e si riesce anche a schiacciare il filo dell'altro. Un altro gioco molto in uso è quello del ping pong, e per quelli che hanno possibilità anche una specie di tennis giocato con le racchette, ma con la rete alta come quella del nostro volleyball. Anche l'Indonesia in questo gioco è campione del mondo. Non ridete, in Italia non c'è, non lo conosciamo, ma qui in Oriente è molto in uso e l'Indonesia è riuscita a battere la Corea, il Giappone e altre nazioni e è proprio campione del mondo. Uno studio interessante è quello della religiosità di questo popolo. Sapete che il 99% praticamente sono musulmani, le statistiche parlano di 90%, ma gli altri 10% se non sono musulmani sono simpatizzanti dei musulmani. I cattolici non sono neppure 2 milioni su 105 milioni di abitanti, sono quasi tutti musulmani. Però, specialmente qui, nell'isola di Sumatra e a Padang, dove siamo al centro del Minangkabau, insieme alla città di Bukittinggi a 90 km da qua, i musulmani sono molto perversi, molto religiosi. In questo mese siamo nel mese del digiuno, nel mese del Ramadan, che i musulmani di qua chiamano puasa. Durante la puasa non possono fumare, bere, mangiare dalla levata del sole al calar del sole, vale a dire per 12 ore. E guardate che lo osservano. Noi in genere pensiamo che mangino di nascosto, che non lo facciano. No, no, moltissimi lo osservano. Tutto il giorno senza fumare, senza mangiare, senza bere. E guardate che qui non bere lungo la giornata è un sacrificio che direi impossibile, perlomeno per noi europei. Noi vediamo questa gente che durante il giorno è barcollante praticamente, è stira o seduta. Ciononostante la vita pubblica non è paralizzata, almeno esteriormente, vanno lo stesso al lavoro, negli uffici, ma il rendimento è quanto mai scarso. Fortunatamente gli scolari hanno vacanza e appunto durante tutto questo mese non abbiamo neanche seminaristi qua in seminario, sono tutti in vacanza. Guardate però che le vacanze delle scuole in Indonesia sono pochissime, c'è questo mese e la scuola finisce a metà luglio. Hanno 15 giorni di vacanza e poi il primo di agosto inizia il nuovo anno. Ci sono molte vacanze lungo l'anno, molti giorni, ma una vacanza di 2-3 mesi come in Italia non c'è. Durante il mese del Ramadan è chiaro che non vanno a scuola, se no non riuscirebbero neanche a star svegli. Dico questo perché di notte si alzano due volte durante questo mese, appunto per mangiare. Alle 6:30 alla sera suona la sirena, che è il momento appunto in cui il Ramadan cessa. Fanno una buona cena,
vanno a dormire. Verso mezzanotte il muezzin canta dall'alto e dalla sua moschia e sveglia la gente che appunto mangia di nuovo. Al mattino, alle tre, ancora la sveglia del muezzin, perché è il terzo pasto, e c'è chi mangia anche alle sei della mattina, prima che cominci appunto con le sei e mezzo il giorno. E in gennaio, in questo periodo, il sole si alza alle sei e mezzo e va a dormire alle sei e mezzo di sera, cioè anche noi abbiamo una specie di stagione, ecco, più lunga o più corta. Il giorno è sempre di 12 ore di luce, però il sole si leva più tardi e si addormenta pure più tardi. Quindi il Ramadan termina alle sei e mezzo. Vi posso testimoniare che fanno appunto questo digiuno perché per Natale sono stato a Pathanbaru. Da Pathanbaru con un autista muslim, appunto musulmano, sono andato fino a Rubei, e dall'altra parte dell'isola, e è un viaggio di 180 km. Abbiamo viaggiato tutta la mattina, siamo tornati alla sera, ebbene non ha mai accettato. Io all'inizio ho chiesto se voleva bere, se voleva mangiare, se voleva fumare, non lo ha fatto. Durante tutto il giorno è stato con me, e durante tutto il giorno non ha toccato acqua, non ha toccato cibo, non ha fumato una sigaretta. Un uomo che insomma aveva percorso 180 km al mattino, 180 km al pomeriggio, in un clima come il nostro, in viaggi così disagiati come i nostri, eppure ha osservato la sua cuaccia ed era tutto pieno. Ed è una cosa che fa meraviglia e che ci educa nello stesso tempo. Così religiosi anche nella preghiera, quando vanno nella moschia, sono ben ordinati, in ginocchio, grandi prostrazioni, grandi preghiere, anzi ho registrato la preghiera del pomeriggio e penso di poter fare questa sera, questa notte alle tre, la sveglia del muezzin, se riesco la incido questa notte alle tre, la sveglia sarà una cosa molto bella. E dicevo, nella moschia, ben ordinati, in ginocchio, davanti agli uomini, e su dietro, separate da una specie di tenda di canna di bambù, le donne tutte coperte di bianco e bianco, e pregano proprio con grande fede. Così, in un viaggio, ho visto una sera, proprio inquadrato dai fari della macchina, è un musulmano che pregava sul ciglio della strada, in piena foresta, da solo, ormai era il crepuscolo, quindi certamente nessuno lo vedeva. L'ha inquadrato, è appunto la luce del nostro faro della nostra macchina, e era là che pregava con una devozione che certamente sarebbe un'invidia a certe nostre devozioni private cristiane. E adesso vi faccio sentire la preghiera della sera.
qualche magra mucca negli intorni e anche un pochino di latte, e noi lo possiamo procurare, molto annacquato, ma un po' di latte c'è. Anzi, adesso passo a parlare un po' del cibo, in quanto le mie dolci sorelle mi hanno tempestato nelle loro lettere di domande, appunto su cosa si mangia e via. Anzitutto vi dico che sto benissimo di salute, benissimo di morale, e finora non ho mai avuto né una linea di febbre né un pochino di mal di testa, che è tutto dire nei primi mesi del clima tropicale. In quanto al cibo, qui alla Piana noi mangiamo all'europea, naturalmente con qualche limitazione, per esempio l'olio lo ricavano non dalle olive ma dalla noce di cocco. La noce di cocco è prodotta dalle palme, le avete viste le tante figure, ma sono molto molto più alte di quanto io le immaginassi. Sono alle volte più alte addirittura della casa di Aliano, senza un ramo fino alla cima, poi si aprono ad ombrello e sotto l'ombrello di foglie, appunto delle palme, troviamo queste noci di cocco. Noci di cocco che a Bergamo vendono a pettine sul sentierone in estate, belle fresche sotto l'acqua, ma invece qui in Indonesia non vengono mangiate, ma con una lavorazione speciale ne ritraggono l'olio. Si va a raccogliere le noci di cocco là in cima, si vanno le pugne, le addomesticano, le prendono al guinzaglio e poi le lanciano fino a cima. Le pugne salgono velocissime, sempre tenute dalla corda, e poi lanciano giù al padrone le noci di cocco, pensando di non pestarle in testa, naturalmente. Il cibo della nostra cucina. Qui alla Piana, insomma, mangiamo l'europea, con appunto qualche limitazione. Il pane c'è, almeno fino all'altro giorno, adesso siamo rimasti senza quarta tanto della farina, in quanto arriva dall'Australia, e adesso non ce n'è più. La prima nave che arriverà, riavremo la farina, riavremo il pane. Gli indonesiani il pane non lo mangiano. Il piatto fondamentale è il riso. Il riso è in fondo al piatto e poi tutto il resto sopra, grandi condimenti. Mangiano soprattutto verdura e frutta. La frutta è quanto mai abbondante e varia. Le banane, solo qua nell'isola di Sumatra, arrivano addirittura a 70 tipi, qualità diverse, che crescono molto rapidamente. Pensate che una pianta in 6 mesi porta le banane. Non solo, quando ha fatto il suo gracolo la pianta muore, però vicino ai suoi figliolini che stanno già crescendo e dopo qualche mese danno a loro volta banane e altri figlioli, e così di seguito. Ogni 2 o 3 anni, naturalmente, il terreno ha bisogno di un certo riposo, e allora si prendono queste piantine e si trapiantano altrove, ma le banane ci sono sempre. Così il riso, una cosa impressionante è vedere queste ridaie. Ci sono dei prati con il riso già maturo, dei prati con il riso verde, dei prati con il riso appena piantato. E il riso man mano cresce, e siccome qui non ci sono stagioni, il riso c'è sempre. Ogni 4, 5, 6 mesi c'è la raccolta, secondo se la stagione è stata buona o meno, possono fare 2 e anche alle volte 3 raccolti addirittura all'anno. L'ananas è un frutto squisitissimo, tipico qui per l'Indonesia, non ve lo posso descrivere, è fuori sembra un pochino una pigna, è come le nostre pigne, ma molto molto più grosso, è una grossezza di una pera, si toglie la scorza e poi il contenuto è quanto mai squisito. Una cosa interessante circa la vegetazione qui dell'Indonesia è la facilità con cui le piante attecchino. Pensate che quando sono arrivato 3 mesi fa qui alla Piana, non c'era ancora nessuno nella casa, stavano ancora adattando la via. E lungo la strada, il viale che conduce, avevano piantato alcuni rami, io ho visto, erano 20.000 rami, poi senza foglie, un pezzo di ramo, secco sembrava, senza né radici né foglie, e vedevo che piantavano tutti questi pezzi di legno, questi bastoni, dicono cosa fate? Ebbene, l'altro giorno sono fioriti. Pensate, nemmeno 3 mesi hanno dato dei fiori, sono fiori bellissimi, le piante stanno crescendo con una rapidità proprio sconcertante. Così la famosa patata dolce, l'ho vista piantare 1 mese fa, ha pezzi, voi mettete un bastone, tagliate un bastone in 5-6 pezzi e conficcate intera questi pezzi di legno. Ebbene, hanno dato proprio tutti, hanno preso un tronchetto, come un manico di scopa, ecco, grande come un manico di scopa, della pianta
precedente, hanno tagliato pezzi, hanno inciso nel terreno e adesso, dopo 2 mesi, hanno già le foglie e tra qualche mese ci saranno le patate. Le patate non sono altro che le radici di questa piantina. Le radici, ogni piantina ne ha 3-4 e hanno la forma delle nostre carote un pochino più grosse e danno appunto la patata dolce. C'è poi il sago che cresce in ciuffi e il tronco molto basso viene preso, viene spuntato e l'interno del tronco viene pestato dalle donne. Anzi, c'è una ragazzina proprio che in questo momento vedo lì nel shampoo sta battendo la sua macchina e ve la voglio proprio registrare. E forse riuscirò a farvi sentire anche il nostro vino che sta giappando qua sotto e qualche altro rumore, vediamo un po'. Il rumore più cupo dovrebbe essere quello della ragazzina che sta pestando il sago nel mortaio. Avete sentito, il muezzino ha cominciato a cantare, infatti è mezzogiorno, non è che abbia parlato tutta mattina, a un certo punto mi hanno chiamato via. E tutto piuttosto vedo che si sta addensando un temporale, adesso chiudo e vi farò sentire, se per caso arriva l'acqua, è la violenza dei nostri temporali. Non hanno fulmini, almeno per ora non ne ho mai sentiti proprio così potenti, insomma qualche volta rara, ma l'acquazzone è molto violento, poi sbatte sul tetto della mira del shampoo e fa un rumore abbastanza notevole e vi vorrò registrare se per caso oggi pomeriggio arriva. E verso sera vorrò andare al mare e potervi parlare da là, ma vedo che la bobina sta girando tanto rapidamente, le cose da dire sono ancora tante e tante. Intanto una piccola interruzione. Ed ecco il temporale. Se la registrazione renda l'idea. Comunque per il clima è abbastanza sopportabile, non è che faccia quel gran caldo, c'è un pochino di umidità, c'è il fatto che il sole scotta sempre, mattino, mezzogiorno, sera e fa caldo anche di notte, e il caldo c'è tutto l'anno senza la stagione fredda, la neve come si pensa tanto volentieri, quella partita ballante dell'anno scorso, essendo ancora la ballata che ho ricevuto da presente. Sì, Riccardo, come va? Mi raccomando la febbre, la tua nemica mortale. Se ne hai nostalgia, scrivimelo che io ti manderò una scatoletta con delle zanzare speciali per dare la febbre, che si inganna. Comunque il clima è più che sopportabile. Situazione, crede mia, di nervosa nella situazione, perché è facile che si te manda fuori di te, c'è una pelusa bergamasca che è speciale. Basta la usa nel volta che se manda via. Ho faticato tanto per poter venire, sarebbe bella che adesso per una sciocchetta dovessi diventare così.
e soprattutto la situazione economica, ecco, quella che è balorda qua, di giorno in giorno si va sempre peggio. Sapete che la rupia è stata svalutata, i prezzi sono cresciuti proprio in una maniera svalutativa, la roba non c'è e si fa quello che si può. Guardate sotto il punto di vista solo della borsa, è appena venuto qua 3 mesi fa e io spedivo una lettera in Italia con 40 rupie. Adesso ne occorrono almeno 3.000, perché la lettera fatta in peso si salta subito alle 4.000 rupie, pensate dalle 40 di 3 mesi fa. Comunque noi siamo abbastanza tranquilli, possiamo lavorare e da parte nostra non possiamo fare altro che studiare per ora. Ma lo studio non va mica male, la lingua non è difficile e speriamo di poter essere pronti per giugno-luglio. Ed ora, appena ne ho la possibilità, faccio un salto al mare e vi farò sentire il rumore delle nostre onde, il rumore dell'oceano indiano. Arrivederci. Fermare e ritornare all'inizio della lezione schiacciando il pulsante bianco. Too late. You have two legs. Naturally I have two legs. One shoe. Two shoes. You have two shoes. No, Miss Kim. If you please. I have only one shoe. I cannot find the other one. Com'è che si manovra per... dell'oceano indiano. Arrivederci, Dani. Prima di andare al mare, però, voglio farvi sentire la voce della nostra Andalì, una scimmietta che abbiamo qui, delle Mentavei, e probabilmente state già sentendola perché urla come una dannata. Andalì, lassù, Andalì. Marila, Marila, Andalì. Andalì. Che mangia il gusto e non ne vuoi sapere di parlare. Andati, vai là. Non vuol parlare dell'Andalì, Vieni qui, vieni qui, come si va a dire l'indonesiano? Berbiciara, Andalì, berbiciara. Berbiciara.
Qualche volta noi andiamo al bagno, sì, ma non qui dove ci sono i pescecani, ma al di là della collina delle Cimie ci sono delle scogliere corallifere. Noi tra la scogliera e la riva facciamo il bagno, ma vi assicuro che dopo 20 minuti che si è a questo sole la pelle non esiste più. Vi sembrerà strano sentire in gennaio parlare di bagno, ma qui è sempre estate, uscendo là in fondo dove il sole è scomparso. Di fronte a me ci sono le isole Ventavel, che non vedo perché sono lontane da qua 130 km. L'isola di Suderut è proprio dove il sole è calato, cioè proprio di fronte a me, mentre un pochino più discosse verso il sud ci sono le isole di Sipora e Sicatà. I ragazzi stanno osservando sulla riva del mare perché verso sera, appunto a quest'ora, le tartarughe escono dall'acqua e vengono a depositare nella sabbia le loro uova. Ho visto una tartaruga che era quasi un metro di diametro. Fanno un profondo buco, si depositano uno strato di uova, poi battono l'arena sopra, fanno un secondo, terzo, quarto strato, fino ad esporre 80, 70, 80 uova. Uova che sono come le palline del ping pong, senza guscio, con una corteccia elastica che però resiste bene, e le uova le vendono e si mangiano come quelle di gallina, né più né meno, come quelle. Adesso vediamo se riusciamo a scambiare qualche parolina con questa gente che mi è attorno. Sai a Pastor Baru, di Mana Tingal, dalla Calopà, ma sono più, non morto più. Ah, stai a Singal di Seminari, stai a Sudap, Sudap Datan Dari Italia, tua Bulanja Lalu. Umur kamu saudari? Umur saya 19 tahun. Kamu? Saya 22. Kamu 19? Ya, bagus. Bagus. Itali, manye sofa, no. Apa, bro? Apakah kamu al pastor La Rupa? Pastor no. La Rupa? No. No. Pastor La Rupa è Sekaran di Italia. Bagus. Bagus. Ma parliamo a Mali per Mali. Ya. Datang ke Bali, dua bulan yang lalu saya pergi di Indonesia. La bobina ormai sta per finire, per cui rimando dall'altra parte i saluti e quindi anche la prima parte sarà per Albani. Ed ora una parola sulla nostra missione indonesiana, una missione vastissima, pensate che è grande quasi come mezza Italia e i padri non raggiungono il numero di 30. Qui a Padang abbiamo due parrocchie, una è la parrocchia del vescovo, praticamente dove c'è il vescovo, ci sono tre o quattro padri, hanno quasi 4.000, anzi più, 5.000 cristiani, hanno delle scuole con 8.000 ragazzi che vanno dalle elementari alla università e quindi hanno il loro da fare. Qui dove siamo noi alla Piara, a 100-200 metri da noi, c'è il seminario con un'altra parrocchia e altri due padri anche lì. Noi per ora siamo fuori combattimento. E poi ci sono varie residenze, c'è il nucleo cosiddetto della montagna che è a 100 km da Padang, comprende Bukit Tinggi, Palampanjan e via via. Sono quattro padri che sono dislocati a distanza di 50, 60, 70 km l'uno dall'altro e si ritrovano periodicamente lungo la settimana. Dopo da lì stiamo orientandoci verso l'est, bisogna saltare fino a Pattambaru, vale a dire fare 230 km tutti attraverso la foresta per arrivare dove sono altri due padri, i quali hanno sulle spalle un territorio grande come Lombardia e Veneto insieme, immaginate i due padri, hanno tutte le isole che sono nello stretto di Malacca, tutta la pianura cosiddetta del Riau, la pianura del petrolio, dove la Caltex e la Pan americane lavorano per l'estrazione del petrolio. Questi due padri hanno proprio un campo immenso, senza dire che proprio in quelle regioni, in quelle foreste lungo i fiumi, ci sono anche tante tribù, tante popolazioni di popoli primitivi. Si pensava, almeno io pensavo, di ci fossero solo nelle Mentawai, invece anche qua a Sumatra, nel centro e verso le coste orientali dell'est si trovano ancora tanti primitivi.
Ci sono stato per Natale a Pacambaro, ho avuto la gioia di dare i primi battesimi a 20 adulti, ho trovato Padre Galli. In questo momento, se sentite, sta atterrando l'aereo. Una volta alla settimana o ogni 10 giorni arriva, e è una fortuna perché è l'unico mezzo che ci porta alla porta, la porta qua e la porta via. Adesso sta atterrando, ma atterra a 3-4 km lontani da noi, ma passa sempre sulla nostra casa, per cui siamo informati quando l'aereo arriva, non arrivano, ci sono orari, ma una volta alla settimana, ok. Dicevo della regione del Riao. E appunto ci sono stato per Natale, ho avuto la gioia e la soddisfazione di poter andare a Pacambaro, e qui apro una parentesi per la mamma di Padre Galli, che forse avrà occasione di sentire queste mie parole, è signora Letizia, il suo padre Michele sta benone, siamo stati insieme 15 giorni, anzi in questi giorni è venuto poi qui a Padania a fare gli esercizi spirituali, quindi siamo stati insieme quasi un mese. Lei sa che fra 2 o 3 mesi, 4 al massimo, verrà in Italia per le vacanze. Stiamo aspettando che tornino i padri della Ruffa di De Laurenti e poi vedrà suo padre Michele, che io ho trovato dopo 8 anni ancora tale quale, sempre vivo, altivo, in vena di scattare da buon bergamasco. Piuttosto ho sentito che è stata ammalata, le faccio tanti auguri, spero che rimessa in salute, e mi raccomando di aspettarmi, perché tra 40 o 50 anni, quando sono, voglio vederla ancora. Intanto i saluti li manderò attraverso suo padre di figlio. Se prendete in mano la cartina geografica e guardate tutte le isole che sono tra Singapore e Sumatra, eccetto quelle del sud, sono tutte della nostra missione e non c'è nessuno. Poi c'è tutta la regione verso il Kerinci, quel famoso monte qui alto 3800 metri, più alto del fior di Sumatra e dell'Indonesia, ebbene dista 150-180 km da Padang. Ci sono delle cristianità e non c'è nessun padre, lo diceva ieri Sua Eccellenza Monsignor Bergamin, mi diceva appunto di quelle missioni, di quelle cristianità del Kerinci che sono senza missionari. Kerinci, che è ricchissimo di tigri, come ben sapete, è la regione delle tigri, insieme appunto alla foresta che porta da Bukittinggi a Pacambaro e che io ho attraversato prima di Natale. Una cosa interessantissima quel viaggio. Non ho avuto la soddisfazione di incontrare la tigre, almeno per la strada, le avevo viste nel giardino zoologico di Bukittinggi, però insomma sapete bene che uno che incontra la tigre difficilmente lo può raccontare. Ma andando con i mezzi, con la corriera, cosiddetta, come usiamo noi, non è pericoloso, in quanto il rumore del motore, i pari e via via, le belve stanno bene alla larga. Sarebbe interessante vederli, ce ne sono di tutte le qualità, c'è la tigre, c'è la panda, ci sono gli orsi, 3 tipi di orsi, ce n'è uno che ha addirittura una forza formidabile, rompe i tronchi di grosse piante proprio con le zampe, li squarta, poi serpente, scimmie di tutte le qualità. Comunque non ci sono pericoli da parte delle belve, ma sarebbe interessante poterne vedere qualcuna a una certa distanza. Dico una certa distanza perché noi quando giriamo abbiamo in tasca la corona del rosario, il fazzoletto crocifisso al collo e basta. E sapete bene che incontrarle un pochino da vicino non sarebbe una cosa simpatica. Le razze qui a Sumatra, soltanto nella nostra isola, sono addirittura 32. Ci sono i Tapanuli, ci sono gli Aceh, ci sono i Minangkabau e sono soprattutto i Minangkabau quelli tra i quali noi lavoriamo. Ci sono poi i Sakei, che sono proprio primitivi, e la tribù che si trova appunto sulla strada per Pacambaro, una tribù di nomadi per cui è difficilissimo incontrarli e è ancora più difficile poterli seguire. Andando a Pacambaro appunto io mi sono fermato davanti a un villaggetto, ho parlato con quella poca lingua che sapevo, con il capo del villaggio lì, ma erano molto e molto diffidenti. Fra l'altro, se dovessi ripassare di lì non li troverei più perché continuano a spostarsi. Sarebbe una cosa molto interessante il ministero, l'apostolato tra di loro. Ora è sera e il campù è quasi tutto all'oscuro, qualche luce nelle case, infatti dovrebbe passare qualche venditore, perché a quest'ora sono quasi le 9 della sera, c'è sempre il venditore di noccioline che passa con il suo caratteristico grido Gorea,
Gorea, che significa appunto noccioline americane. Qui sono abbondanti, le fanno friggere, le salano e poi passano appunto alla sera nei villaggi a venderle. Gli abitanti sono stretti attorno alla loro veranda, nelle loro cucine, prima di andare a riposo, ed è facile che ci siano degli acquisti. Adesso aspetto al volo uno di questi venditori e poi vi farò sentire anche un pochino il tremito, la vita del bosco qui in Indonesia alla notte. Speriamo che il nostro registratore funzioni bene e vi dia un pochino l'idea dei rumori notturni. Come le rane qui in Indonesia facciano tanto vacanza, un po' è il microfono che esagera e il sottofondo è sempre il rumore della fabbrica di gomma. Curiosissimi questi venditori, portano un larghissimo cappello sulla testa e in cima, appoggiato, c'è un barattolo di petrolio acceso e girano queste fiaccole umane, appunto un po' per farsi luce perché non c'è l'illuminazione stradale nel campù e un po' per attirare l'attenzione dei probabili compratori. E si vedono queste fiamme che girano attraverso le piante, attraverso le chiese, la prima volta per l'attenzione nella notte. Ed ecco, come già altre volte, improvvisa l'acqua. Non so se sentite, ma sta piovendo. Sarà bene che io passi a salutare gli amici. Diversamente anche la seconda facciata della bobina non basterà più. Cominciamo dai padri della casa di Anzano. Anzitutto padre rettore, reverendissimo padre rettore, auguri cordiali per il 1976 e per il suo lavoro tra i nostri ragazzi. Padre Simone, auguri per il tuo lavoro di padre spirituale, ormai starai bruciando le ultime cartucce, penso. Fa presto che ti prepara una capannetta qua, una a te e una al nostro padre Bello. Padre Bello, come va? Carissimo successore, ti ho lasciato forse un peso troppo grave? No, hai delle spalle buonissime. E poi hai davanti a te 8 anni di Arzano, almeno ne passi tanti quanti ne ho passati io. Hai possibilità di farti le ossa, poi verrai qua e troverai tanto bene da fare anche in Indonesia. E al nostro padre Frattin, porca miseria, me lo immagino, nonostante pieno gennaio e pieno inverno, col suo asciugamano a tracolla che si asciuga il sudore, padre Frattin, sempre giovane, si voleva un uomo di esperienza nella nostra casa di Alzano. E padre Marchetti, mangia o non mangia? Sembra di sentirlo ridere, sgranando dal suo melo al suo petto di formaggio. Guarda che qua in Indonesia di formaggio non ce n'è, quindi chiedendo di andare in missione, tieni conto che qui niente formaggio, carissimo. Non c'è neanche il vino, ma quello non ne bevi mai, sempre in lotta con le anime, con la pesca dei nostri ragazzi. Cerca di riempirla quella casa di Alzano, che è tanto grande, e di posto ce n'è tanto. Ciao Marco. Tedesco, nostro inclito economo,
dalla barbetta aguzza. Qualche conversata parliamo spesso di te, delle tue discussioni teologiche. Ingrassa i nostri ragazzi e parti alla svelta. Salutami tutti gli amici quando vai in giro. Non so se ci sia ancora padre Lancalli ad Alzano, non ho più saputo niente. Quando sono partito era in bilico, penso che ci sia ancora, anche a lui i miei saluti, i miei cordiali saluti a tutti, prefetti, siamo conosciuti per poco tempo, ma ho visto con quanta buona volontà avete cominciato il vostro lavoro. Siate buoni prefetti, siate buoni. E vi faccio gli auguri anche per la vostra teologia, vi aspetto qui. Dopo discuteremo qui un po' di pedagogia pratica. E poi passiamo al personale della casa, la nostra buona Teresa, lei non sentirà la mia voce, ma potrà esserci qualcuno che le dice qualche espressione di affetto da parte mia, di tanta riconoscenza. Alla sua età il lavoro che compie ad Alzano è semplicemente eroico. Salutatemela di tutto cuore e con lei la compagna di avventura, la signorina Biazzoni, sempre giovane, alacre. Qui ci vorrebbe, non può prendere un biglietto d'aereo e venire qua, sarebbe molto utile. Ad Alzano forse con quei tre strati non ha tutto il da fare che la sua vitalità richiederebbe. Signorina Frana con i suoi indirizzi, con i suoi missionari savariani, la Maria in cucina, le cuoche, signor Beppo, signor Giuseppe, tutto fare, è il braccio destro della casa lì. E poi anche la Battistina Signore, la Battistina che arriva ad Alzano quando la cucina è in fase critica, si corre a Pedrengo e arriva la Battistina piena di buona volontà e di tante chiacchiere, ma sono chiacchiere passive, intendiamoci. Saluti Pedrengo e tutti gli amici di là. In Guardaroba può darsi che ci sia anche la signorina Adele Pizzardi, ho qua la bandiera. Anzi, le bandiere che mi ha confezionato sono tanto utili. E poi ai sacerdoti della parrocchia, Monsignore, Don Rodolfo, Don Rodolfo prezioso con i suoi libri. Quando avevo bisogno di un libro andavo da lui, lo comprava, poi dopo che io l'avevo letto e studiato lo metteva nella sua biblioteca. Mi raccomando, la sua biblioteca, Don Rodolfo, e la famosa promessa, chissà se te la ricorda. Don Giuseppe con le sue fotografie, Don Giacomo con tutto il suo ospedale sulle spalle, e poi il Monsignore di Nembro, Don Nava, certamente il Concilio l'8 dicembre le avrà dato il Monsignorato, Ha ancora il mal della pietra, il nostro vescovo qui ha proprio il mal della pietra, mi viene sempre in mente il nostro Don Nava con le sue costruzioni. Don Carlo, abbiamo dei ricordi legati quando ero suo ragazzo all'oratorio. È stato allora che ho conosciuto Sandoka nel Salgari e è nata nel cuore l'Indonesia. Oggi sono qua. Cordialissimi saluti anche al dottor Valetti, il nostro medico chirurgo dei pronti interventi. Ho cercato di portarle via un po' il mestiere negli anni scorsi e mi ha rimproverato più volte, ma adesso penso che il lavoro sia aumentato. Le auguro che sia poco il lavoro in casa nostra e anche altrove, che risparmi un po', prenda un po' di mesi di ferie e venga qua in Indonesia, troverà delle cose interessantissime anche dal lato medico e poi potrà distendere un pochino i nervi. Saluti la sua signora, il piccolo Martino e la maestra Giardino, viene ancora qualche volta, certamente, a vedere i suoi ragazzi che diventano grandi. Signora maestra, in Indonesia l'esperienza pedagogica è tutt'altra. Comunque vi saluti suo marito e i suoi due piccoli. Tanti auguri, signore. E alla signora Bassi cosa devo dire? Ieri mattina, durante il temporale, sono andato sotto la grondaia a prendere l'acqua con il suo secchio. È facile pensare alla signora Bassi. Prendi in mano il secchio, prendi in mano la pentola, prendi in mano le molette per stendere la biancheria e tutta roba che viene da lei. Grazie, signora, e continui a fare del bene via da Zan. Saluti tutti a casa sua, i suoi figlioli, suo marito e la signorina delegata che tanti favori ci ha fatto. E poi quelle due vecchine che girano per il paese, penso che non siano ancora state investite da qualche macchina come ho tentato di fare io qualche volta. La nostra bici e la nostra mira,
in gamba che voglio rivedervi quando torno. E poi rimaniamo ancora nel sacro. Mandiamo i saluti alle suore di San Giuseppe. Reverenda madre, porga i saluti a tutte, una ad una le sue suore. Spero che i vostri ragazzini e le vostre bambine preghino per i padri che sono passati di lì. Padre Tedesco, porta i saluti anche alle nostre buone madri di scanso, al noviziato, così belle quelle messe celebrate con quei canti così angelici. Salutamele tutte di cuore, a loro tanti auguri. E a voi apostolini cosa devo dire? Devo dire che vi ricordo tutti uno ad uno, che vi aspetto qui, almeno in buon numero, ci sono anche le altre missioni, d'accordo, però qui altrove, con la barba, con tanto amor di Dio nel cuore e con tanto desiderio di far del bene alle anime. Guardate che le anime vi aspettano, ed essere missionari è una grande gioia. L'auguro a ciascuno di voi, alla mia seconda, che adesso è in terza, che so ha fatto la grande promessa della milizia l'8 dicembre. Ebbene, vi ricordo tutti uno ad uno, con i vostri problemi, con le vostre buone qualità, con i vostri difetti che dovete combattere. Mi raccomando, siate buoni, fatevi onore. Mi hanno scritto proprio per Natale sia quelli di Cremona, sia i vostri compagni che sono in noviziato, tanta gioia per il passo che hanno fatto. Lo auguro anche a voi, mancano pochi mesi. Cremona vi aspetta, il noviziato vi aspetta, noi che siamo nelle missioni vi aspettiamo. E con voi i vostri compagni di prima, i vostri compagni di preparatoria, di seconda, tutti quanti. E fatevi santi, perché se non si è santi non si può far niente, né in missione né altrove. Le anime sentono se un'anima ama il Signore. Imparate ad amare il Signore, a essere buoni, studiosi, diligenti, e poi ci rivedremo un giorno qua, tutti con la barba, con tanta scienza e con tanta bontà. Vorrei nominarvi tutti uno a uno, ma la bobina corre e non mi è possibile. Comunque dico a voi di salutare i vostri genitori, i vostri fratelli, sorelle, tutti coloro che ho conosciuto. Mi ricordo di tutti e sono sicuro che ciascuno di voi e di loro mi ricorda nelle preghiere. Ed è per questo che ci si sente fiduciosi, che si cerca di lavorare, che si è qua con tanta serenità, perché sappiamo che dietro di noi ci sono tante anime buone che si ricordano e ci vogliono bene. Ed ora arrivederci a questa notte alle 3, al canto del Muezzin che vorrei farvi sentire. Buonanotte. Mancano pochi minuti alle 3 della mattina. Sull'orizzonte è sorta da poco la croce del sud. Compare tardissimo nella notte e scompare al mattino. La croce del sud è la costellazione che si può vedere solo al di sotto dell'equatore. Il Muezzin sta per fare la sua chiamata ed io penso agli apostolini di Azzano che proprio pochi minuti fa sono andati a dormire, molti non si sono ancora addormentati, probabilmente Mauri non è ancora caduto dal letto. Qui sono le 3 del mattino ed ecco il nostro Muezzin.
e con il canto del muettin, del primo gallo e della civetta, io vi mando l'ultimo augurio e l'ultimo saluto. Alzano, fine della trasmissione. Me voilà. Que de patience il faut pour le supporter. Le verbe être est employé à la forme impersonnelle quand il indique l'heure. Quelle heure est-il? Il est 2 heures. Quand la proposition sujet est placé après le verbe. Exemple, il est bon de rire. Il est inutile que tu viennes. Y avoir est une forme impersonnelle signifiant exister. Well, the youngest and the smallest one is free. When we go in at the front door, we are in the hall. There are 4 or 5 doors in the hall. On the right is the door of the sitting room. And next to it is the door of the dining room. The door in front of us is the kitchen, where Mother prepares the food we eat. There is a door on the left of the hall. This is a cupboard where we keep brushes, dusters, and other things, boxes, and old clothes. The stairs near the door go up to the bedrooms and the bathroom. There are 3 bedrooms. One for father and mother, one for the girls, and the other for John and me. The bathroom is at the top of the stairs, on the landing.